Ok, allora adesso proseguo la lettura del capitolo terzo, sempre del libro di Mary Daly, come ho detto, La Chiesa secondo sesso. Allora, il capitolo terzo praticamente è dedicato agli sviluppi, diciamo, della dottrina della Chiesa a partire poi dalle encicliche moderne, ecco. In realtà Mary Daly per le prime pagine riporta questi stralci presi da queste encicliche che sembrerebbero dimostrare che in realtà per la Chiesa non esista più discriminazione. In realtà poi nelle pagine successive Mary Daly riporta degli esempi di discriminazioni subite proprio da donne a partire dal Novecento, come vedremo. Allora, siamo a pagina 72. Dopo la morte di Pio XII, la Chiesa Cattolica si trovò ad avere come pontefice un uomo del tutto diverso, per temperamento e mentalità, dei suoi predecessori. Con Giovanni XXIII si spalancarono le finestre e venne un vento impetuoso di aggiornamento che durò per tutto il suo breve pontificato. Nonostante alcuni scoraggianti arresti o ripiegamenti, ormai è chiaro a tutti che la Chiesa non potrà tornare quella che era prima di Giovanni XXIII e del Concilio Vaticano II. Non fa meraviglia che sintomo di una vita nuova nella Chiesa sia la crescente presa di coscienza della necessità di riesaminare obiettivamente la situazione della donna. La prima sorprendente apertura a livello ideologico venne dallo stesso Papa Giovanni che nell'enciclica Pacem in Terris del 1963 scriveva: «Nella donna infatti diviene sempre più chiara e operante la coscienza della propria dignità. Sa di non poter permettere di essere considerata e trattata come strumento. Esige di essere considerata come persona, tanto nell'ambito della vita domestica che in quello della vita pubblica». E più oltre diceva: «In moltissimi esseri umani si va così dissolvendo il complesso di inferiorità protrattosi per secoli e millenni». Mentre in altri si attenua e tende a scomparire il rispettivo complesso di superiorità derivante dal privilegio economico e sociale o dal sesso o dalla posizione politica. Allora, facciamo notare l'involontaria comicità di queste frasi, che sottolineano che per una parte dell'umanità finalmente si sta dissolvendo il complesso di inferiorità che in realtà è stato causato proprio dalla Chiesa. Perché il complesso di inferiorità delle donne è stato, come abbiamo visto nei video precedenti, è stato principalmente sostenuto e postulato dalla Chiesa, come abbiamo visto al periodo della patristica e poi soprattutto nel periodo della scolastica. Quindi suona davvero, come dire, comico, ecco, che appunto si vada ad osservare una cosa, no, che senza neanche dire che appunto poi è stata la stessa Chiesa a provocare questi complessi di inferiorità. Poi, andando avanti a leggere, ecco, poi Mary Daly commentando questi stralci che scrive: «Manca la solita denigrazione dell'emancipazione femminile alla quale i documenti dei Papa ci avevano abituati, e non c'è più il solito linguaggio ambiguo». Poi, quindi mostra che la Chiesa riconosce sempre di più la necessità che gli uguali diritti di uomini e donne trovino applicazione pratica. Tuttavia, ogni genere di discriminazione nei diritti fondamentali della persona, sia in campo sociale che culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua e religione, deve essere superato o eliminato. Ecco, queste frasucole qui sembrerebbero appunto, cioè all'epoca erano state appunto colte come se effettivamente avessero portato un cambiamento. Invece adesso appunto leggeremo delle cose che dimostrano che questo cambiamento non c'è mai stato. Tra l'altro poi queste belle frasucole qui non sono state comunque sostenute per quanto riguarda il discorso della contraccezione. Infatti fino oltre al 1966 ancora Paolo VI andava avanti appunto a condannare la contraccezione, no? Ed eravamo già appunto negli anni 60. Allora, poi, per quanto riguarda appunto i casi di discriminazione, benché le dichiarazioni degli ultimi papi e del concilio siano importanti, altrettanto significativi sono parecchi altri indizi di una mutata mentalità. In effetti, il fermento sulla questione femminile nella Chiesa cominciò a manifestarsi poco dopo l'apertura del concilio. La discriminazione contro le donne, che in precedenza sarebbe passata del tutto inosservata, cominciò ad attirare l'attenzione della stampa.
Ne è un esempio il caso di quella giornalista alla quale, durante una messa conciliare nella seconda sessione, venne materialmente impedito l'accesso alla balaustra per ricevere la comunione a motivo del suo sesso. Nella prima sessione alle giornaliste non era neanche stato consentito di assistere alle messe conciliari, una proibizione che indusse i loro colleghi a inoltrare una petizione in loro favore. L'incidente fu significativo per almeno due ragioni. Anzitutto dimostrò la persistenza di una stramba mentalità che sembrava considerare non del tutto umana la metà femminile dell'umanità. E secondariamente le numerose critiche suscitate dal fatto dimostrarono che l'atteggiamento che esso rivelava appare alla coscienza moderna antiquato, stravagante e oltraggioso. Particolarmente degna di nota fu la petizione della dottoressa Gertrude Heinzelmann, un'avvocata svizzera, la quale dimostrava come gli insegnamenti di Tommaso d'Aquino sulle donne, che costituiscono tuttora implicitamente la dottrina ufficiale della Chiesa, anche adesso, cioè formalmente la Chiesa non ha mai abolito l'insegnamento di Tommaso d'Aquino, siano ormai del tutto superati, e metteva in luce quanto c'è di offensivo e degradante in questi insegnamenti tomistici, fondati su una teoria biologica della generazione che risale ad Aristotele e che ora sappiamo essere falsa, e su un'esegesi biblica che ormai i biblisti moderni non accettano più. La dottoressa Heinzelmann faceva notare che il tomismo aveva in sé principi che avrebbero potuto portare a conclusioni diverse, favorevoli alle donne, ma che Tommaso non era stato abbastanza coerente da applicarli. E concludeva che le teorie di Tommaso hanno contribuito a ostacolare lo sviluppo, l'attività e l'espressione di metà dell'umanità. Tra l'altro, le idee di Tommaso d'Aquino hanno contribuito anche appunto all'Inquisizione, proprio ai roghi di donne e di eretici. Perché, come dico sempre, se voi sfogliate il Malleus Maleficarum, ogni due per tre troverete le frasucole di Tommaso d'Aquino, che venivano appunto considerate come appunto quasi ispirate dallo Spirito Santo, quindi in realtà tutto ciò che lui appunto aveva detto contro gli eretici, rimando alla Somma contro i gentili, veniva proprio usata per sterminare pensatori, liberi pensatori, per sterminare tutti quelli che non fossero cattolici. Anche tre teologhe tedesche presentarono petizioni al concilio. Una di queste, Iris Muller, descriveva le difficoltà in cui era venuta a trovarsi in conseguenza della sua conversione al cattolicesimo, poiché avendo terminato gli studi per il ministero evangelico prima della conversione, ora, come cattolica, si trovava nell'impossibilità di svolgere un ruolo analogo. Tra l'altro, vabbè, sorvolando, voglio dire, se una donna appunto volesse essere sacerdotessa, si va a cercare un'altra religione, non sta per forza appresso al cristianesimo, va a cercarsi il neopaganesimo, per dire. Vabbè, sorvolo anche su questi commenti che potrei fare. La sua petizione, scritta in collaborazione con Ida Ramming, analizza i vari argomenti tradizionali per escludere le donne dal sacerdozio. Un'altra teologa, Josefa Munk, inoltrò una petizione per una modifica del diritto canonico, esponendo motivazioni ragionate le quali possono far ritenere che il canone 968, che limita l'ordinazione ai soli uomini, sia di tradizione umana e non di origine divina. Poi, questa donna addirittura ha subito una discriminazione sessuale. Infatti, la Munk citava un episodio apparentemente secondario di discriminazione sessuale, richiamando una conversazione da lei avuta con uno dei padri conciliari. Al suo suggerimento di modificare le parole orate fratres, pregate fratelli, pronunciate dal sacerdote nella messa subito prima dell'offertorio, in orate fratres e sorores, pregate fratelli e sorelle. Il vescovo si era detto assolutamente contrario, ma la cosa più significativa fu il motivo addotto per la sua opposizione. Egli infatti non respingeva l'idea perché gli sembrasse irrilevante o perché la nuova formula fosse troppo lunga, o anche perché il termine fratelli dovesse essere interpretato come già inclusivo di sorelle. Ma sosteneva invece che la ragione fondamentale per rivolgersi al popolo col termine fratelli è che in linea di principio una donna non può offrire un sacrificio a Dio, e insisteva che una laica ha una parte molto minore nella messa di un laico. Qui ci troviamo, eh? Era appunto quello che la dottoressa Munch intendeva dimostrare, cioè che l'abitudine clericale di rivolgersi con termini maschili a un uditorio misto non fa che incoraggiare e perpetuare idee teologiche del genere, strambe e distorte. Nell'omissione di ogni riferimento verbale alle donne presenti si vedeva riflessa simbolicamente l'incapacità della gerarchia ecclesiastica di tener conto
sia a livello di pensiero che di azione, dell'esistenza e dell'importanza del ruolo delle donne. Poi lei cita anche una serie di nomi di studiosi, ecco, di teologi che in realtà appunto sostenevano il sacerdozio alle donne. Il caso di Elisabeth Schussler, che io ho anche trattato per quanto riguarda le videoletture sul Dio Padre, per chi poi volesse saperne di più. Poi Katharina Govar-Tallks, Aia von der Meer, Josei di Goras, che appunto in realtà andavano a cioè andavano appunto a chiedere al Papa il sacerdozio femminile. Io di tutti questi teologi qui ho letto solo Elisabeth Schussler, quindi no, non posso dire niente sugli altri, però Elisabeth Schussler è sicuramente una teologa interessante, ecco, non è radicale, però è sicuramente interessante. Poi, adesso questo lo interrompo e proseguo la lettura sempre di altri concetti.